Benvenuti al contenuto bello fresco, ragazzi. Ci siamo, ragazzi. Mettetevi sciarpe e giubbotti. Se tu dici, Tatti, che caldo, è uguale. Questo è il contenuto bello fresco e si guarda belli coperti, ragazzi. Come state? Spero tutto bene. Rieccoci all'appuntamento più in della settimana, quello con l'analisi delle partite del prossimo turno di Serie A. Per le pellettine, ormai questo contenuto lo usate veramente per tutto, ragazzi. Per tutto, tra poco lo insegnano anche a scuola. Ti dicono, parlami del contenuto bello fresco del tattico. Eccolo, eccolo qui, ragazzi. E te gli reciti la poesia. Ragazzi, due o tre cose prima di iniziare. Vi ricordo sempre, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per avere subito i contenuti belli freschi e belli caldi del tattico, tantissime novità da qua e tutta la prossima stagione, vi ricordo. Poi lasciate un grandissimo like se vi piace per sostenere questo format del tattico. Poi vi volevo ricordare, qua in descrizione ho lasciato il link del mio canale Telegram, dove potete unirvi tutti e dove facciamo delle perlettine appena escono le formazioni ufficiali. E poi ultima cosa, ragazzi, vi dico, per chi volesse abbonarsi e avere contenuti esclusivi per abbonati, ragazzi, sempre il link in descrizione. Ragazzi, l'abbonamento al tattico è un piccolissimo sacrificio per avere un po' di contenuti e soprattutto per avere tantissima qualità e per sostenere. Poi, ragazzi, l'importante è che vi iscrivete al canale, che sostenete il tattico e io vi voglio bene sempre. Ragazzi, però, prima di iniziare, cosa c'è prima di iniziare? Cosa c'è prima di iniziare questo contenuto bello fresco? Sigla! Partiamo subito con la prima partita, che è Lazio-Salernitana. Mamma mia, la Salernitana, ragazzi. Che disastro, ragazzi. Ormai aspetta solo il finale di stagione. Lazio, tutti vanno messi. I massaggiatori, custode, tutti quelli che abbiamo al fantacalcio si mettano. Tutti, perché comunque secondo me la Lazio la vince alla grandissima di venerdì sera questa partita. Potete anche andare a ballare, potete anche andare a cena con la vostra fidanzata. Tranquilli e beati, poi si fa il giro della fidanzata. Ma fatelo, ragazzi, fatelo. Allora, della Lazio, oh, ce n'è uno, ragazzi, o si mette a questa partita o non si mette più, Ve l'ho già detto, per chi mi segue su questi contenuti caldi, freddi, si mette. Chi è? Ho un pugliocchi a mandorla, è Ciccio Camada, Ciccio Camada, te che mi stai guardando, con la Salernitana, può darsi che te, il primo gol in Italia, lo fai proprio con la Salernitana, hai capito? Del tuo caro amico Nakamura lì, che giocava da quelle parti là, non me lo ricordo, però lì nei paraggi. Hai capito, popolo di Camada? Camada, la tua fidanzata sa che te contro la Salernitana può fare il primo gol. Anche perché gli amici del fantacalcio, che glielo dice il tattico, ti mettano, Ciccio Camada. Dai, Ciccio Camada, un te lo so di in giapponese. Sai che vuol dire? Che tu fa bandone. Sì, non ci credi. Credici, perché è bandone. Capito, Camadino? Bene, andiamo avanti. Sì, vada Castellanos. Oh, te che tu a Castellanos, tu puoi andare tranquillo e serena a casa a ballare a giro, Il coso, la notifica, guardala la mattina dopo e c'è scritto Tati Bandone Castellanos, anche lì, ragazzi. Via, su, Gioan Ciabatte Castellanos. No, Luis Alberto. Ingiocabili, Luis Alberto. Quelli della Lazio sono tutti ingiocabili, ragazzi, sono tutti ingiocabili. Ma dettati o me ride? E ride Tati. Ci credo che tu ride. Ti marca Pierozzi, Manolas e Pirola. Ma adesso dici, sì, ma sei un giovane. Ti va meglio, gioca Pellegrino. Aspetta, perché può darsi anche, è in panchina Pellegrino. Porca miseria. C'è anche Costil Giroud. Ha visto Costil, il portiere della Salernitana? Sembra Giroud. Mamma mia, ragazzi, non va neanche più lo speaker dello stadio di Salerno. Non va neanche più. Ha detto, oh, io se non mi levate Pellegrino non vengo neanche, E allora dice, vabbè, un venire. Comunque la Salernitana, ragazzi, i giocatori della Lazio si mettono quasi tutti. Ma chi potrebbe essere un bonus a sorpresa?
Allora, quelli che ho detto si mette a Ziuro. Fammi un po' pensare. Ma la Ciccio Casale su corner. Bello Ciccio Casale. Tutti dici sconsigliato Ciccio Casale. Sì, meglio. Contro la Sanitana mette anche Ciccio Casale. Sono incornata di testa alla 15 alla Ciccio Casale. Ma con l'Olimpico in festa. Ma che segreto del Lazio tutti. Facciamo veloce. Della Sanitana e metto chi un metto. Ma io ragazzi, della Sanità non metto nessuno. No, se vi passa di mettere Candreva, l'ex Candreva, e sperando una benedizione di Candreva, basta, fine. Ma proprio se l'avete lì, non sapete di mettere, mettiamolo Candreva. Ammoniti. Allora, ammoniti. Poi c'è sempre Ciacia 1, 33 gli anni di Cristo. Però, no, ammoniti. Allora, fammi un po' vedere. Potrebbe essere ammonito, vediamo un po'. Allora, ammoniti in questa partita. Maggiore potrebbe essere Giallato. Maggiore Pierozzi, possano essere due ammoniti. Della Lazio un ammonisca nessuno, ma fa ammonire quelli della Lazio contro questi qui. Se c'è proprio uno che deve, sai chi mi è garbato della Lazio? Gila, porca miseria, e va, visto come va Gila, si trova proprio a suo agio con tutto Gila. Mettiamolo Gila, sì, ma tanto lo sapete, Lazio ne mettono tutti. Sono questi ragazzi, non c'è da fare tanta trama in Lazio Salernitana. Si mette a quelli della Lazio, arrivederci e buonasera ragazzi. Lazio favorita, partita da più di Dugo, quello che vi pare a voi, più possesso, corne, tutto della Lazio ragazzi. Andiamo oltre. Lecce Empoli, è bella partita in chiave salvezza ragazzi, bella partita in chiave salvezza questa. Analizziamola per benino. Allora, ovviamente, allora, della... Allora, del Lecce, chi metto? Allora, metto Dorgu. Se tu dici, Dorgu ce l'ho difensore io, Dorgu non ce l'ho, si va a pigliare. L'ho già detto in un contenuto, ragazzi, Dorgu lo va a prendere. Uno me lo va a prendere, non ce l'ho, lo va a prendere. Dorgu, Dorgu mi garba, ragazzi, Dorgu lo metto perché gioca più alto, l'ho spiegato, anche ve l'ho detto in un altro mio contenuto, mi garba da morì, Dorgu mi garba da morì, attenzione. Allora metto Dorgu, Juan Gonzalez, quella mezzaletta lì ragazzi, questi due mi garbano davvero, se mi garbano, mamma mia, Juan Gonzalez, Dorgu, belli questi ragazzi in questa partita, li metto. Allora, ma Juan Gonzalez col 16, vada bello Juan Gonzalez. Allora, intanto vi voglio dire che mi sono visto bene tutte queste partite, anche l'analisi statistica, sono passato da là. Non si fa cinema, però si studia durante la settimana, perché voglio darvi un contenuto bello fresco e bello qualitativo. Tanto si va a pettinare le bambole, non scherziamo ragazzi. Sì, sono il telefono, posso rispondere quando so a fare il contenuto bello fresco. Andiamo avanti. Quindi, Juan Gonzalez e Dorgu mi garbano tantissimo, ovviamente del Lecce... Potrei anche azzardare la carta Ciccio Baschirotto. Sì, non ci ha portato nulla Ciccio Baschirotto. Fino ad ora non va portato nulla Ciccio Baschirotto. Fino ad ora. Chissà che con l'Empoli il Ciccio Baschirotto da palla inattiva un lametta dentro. Comunque si mette. Sì, se tu metti Baschirotto con l'Empoli, lo metta più. Dell'Empoli, Luperto. Luperto, Tattio. Ma che Luperto? Oh, e tu mi vuoi da retta? Luperto. Ora te lo spiego. Sta calma. Aspetta due secondi su qui divano o su codesto telefonino che tu mi sta guardando. Ma lo giri per così o mi guardi per così? Giralo per così e sta attento, Sta attento. Se tu mi vedi alla televisione, va a pigliare un caffè. Mi fa un caffè, per favore. Vai, digli alla tua fidanzata, mi faccio un caffè, giù. Andiamo, aspetta un secondino, ti dico perché Luperto. Se tu stai a guardarmi sul telefonino, metti un like. Ora, in questo secondo qui, metti un like e commenta. Tattico, ci sono. E io ti metto un like. Aspetta, aspetta il caffè. Vabbè, ve lo dico, vai, Luperto. Il Lecce è la squadra che subisce di più corner. Quindi ci sarà corner a favore dell'Empoli. Sì. Questo è un datino, attenzione, corner a favore dell'Empoli è quello che va a saltare più volentieri che la becca è Ciccio Luperto, che lo metto, anche se gioca contro piccoli, Ristovic e compagnia bella, Luperto lo metto, attenzione a questa cosa qua, attenzione. Un altro giocatore che metto,
ovviamente in questa partita. Io, ragazzi, ormai ve l'ho detto dall'inizio, ve l'ho ripetuto, ve l'ho messo anche contro il Torino, e Ciccio Niang, che assolutamente lo metto. Non metto gli altri, Valukiewicz, Ciasi, Marin, lo Zurkowski, ci porta a niente. Niente per ora. Neanche Ambiaghi sono gli unici, ma proprio bisogna vedere come vi siete messi, eh. Se avete un dubbio, scrivetemi nei commenti. Metto questo o quest'altro? Ecco, il ballottaggio in questo nei commenti l'accetto. Però ci sono dei giocatori in cui non accetto il ballottaggio. Su questo, ragazzi, non so chi avete nelle vostre formazioni, l'accetto, l'accetto. Quindi, Le Cempoli, partita da gol, partita da gol. Tutti possono fare gol, ma è importante a livello salvezza questa qua, eh. È importante. Un occhio di riguardo, un occhio di riguardo a quello che vi ho detto io. Anche il buon attaccante Piccoli, il buon attaccante Roby Piccoli, si potrebbe anche azzardare in questa partita, eh. Non è un'eresia Roby Piccoli in questa partita, assolutamente no. Se l'avete, lo dovete schierare in questa partita. Se lo dovete, lo dovete schierare. Però ragazzi, i commenti sono per quello, eh. Mettetemi un ballottaggio con chi secondo voi avete e io vi rispondo se posso. Se poi siete abbonati a Fantalab e avete l'abbonamento, bastate che mi scrivi nell'applicazione. Te tu dici, dai, ti ho messo, fatelo a vedere. Vai su Fantalab col link che ti metto qua sotto, tranquillo e beato. Vai su Fantalab, ora te lo fa vedere. Apri l'asta di Fantalab, tranquillo e beato. Guarda che bellezza. Vai su consigli, eccoli qua. Consigli, vai a trovare il tattico e metti consiglio privato. Se sei abbonato a me, me lo puoi scrivere, io ti rispondo all'applicazione. Velocissimo, velocissimo, ragazzi, velocissimo. Partita da gol, ragazzi. Però attenzione a quelli che vi ho detto io, con quella qualità lì. Torino-Juventus, il derby della mole questo. Torino-Juventus, questa è bella, ragazzi, ne andiamo per bene, attenzione. Allora, del Torino-Juventus, partiamo dal Torino. Chi metto? Ciccio Bellanova. Se lo metto, perché la Juve a quella parte lì non mi dà ampie garanzie. Ciccio e Kostic. Ma gli è spesso disattento. Gli è spesso disattento. Ragazzi, ma avete criticato Bellanova, eh? Un va azzardato a criticare Bellanova. Non vi dovete azzardare, eh? Per cui in mezzo incertezza avuta. Ha fatto un anno strepitoso Ciccio Bellanova. Si critica Ciccio Bellanova. Via, ragazzi. Ora mi calberebbe che nel derby fa bandone. E tutti zitti, eh? Tutti zitti, eh? Tutti muti. Non si critica Ciccio Bellanova, ragazzi. Ha fatto l'assist, tutti a scrivere. Oh, Tattio, Bellanova. Ha fatto l'incertezza. Oh, Tattio, 5. Si sostiene sempre Ciccio Bellanova. E lo riconsiglio con la Juventus. Kostic, un dorme neanche la notte con Ciccio Bellanova. Kostic, un dorme neanche la notte. E gli fa Ilin Junior. Oh, Ilin, gioca te contro Bellanova. Io gli dico, mi sento male. E dice, tu sotto grullo, gioca te. E come andava a finire con Ciccio Bellanova? Lo metto. Allora, intanto Linetti glielo schiantano un bel giallone, ragazzi. Linetti ha ammonito. Non mi garba neanche Ricci in questa partita. Tamezze non mi piace in questa partita. Milinkovic non ve lo consiglio. Allora, io ho sempre consigliato Ciccio Zapata. Il bomber Zapata, ve l'ho sempre consigliato, e lui ha sempre ripagato con il bandone. E non dite di no, dice no, non è sempre così tattico. Perfetto, ora tu pigi pausa, tu vai a rivedere tutti i contenuti vecchi e tu ritorni su questo contenuto e tu mi scrivi nei commenti se ho no ragione. O vai, ma sto a fè, arrivo o no da fidanzata? Ragazzi, ma non me lo date un caffè, ma mai voi. Vabbè, andiamo avanti ragazzi. Quindi se tu dici tattico, no Zapata. Chi metto? Tattio, chi metto? Sanabria. Questa volta Sanabria. Sanabria. Sì, Sanabria questa volta. No, Zapata. Sanabria. Zapata, bisogna vedere chi avete voi nei commenti. Sanabria. Sanabria. Perché Bremer e piglia Zapata. Sanabria che gli tira dietro, chi lo piglia? Una benedizione. Sanabria, metto Sanabria, il trequartestino lì, buon Vlasic. Ragazzi, quando ho detto Vlasic ve l'ho sempre spolverato, ve l'ho sempre spolverato Ciccio Vlasic. Gli dà noia quel trequartista lì alla Juve. Ciccio Vlasic nel derby della Juve si mette
Quando ho detto Vlasic l'altra volta ha fatto bandone, l'ho infamato per 29 giornate, l'ho detto un 3, ha fatto qualcosa. Qualcosa ci porta, bandone non lo so, ma qualcosa ci porta. Quel trequartistino lì, Vlasic col 16, se tu glielo vai a chiedere a mezza Torino non lo mette, a mezza Torino non lo mette Vlasic. Neanche Bellanova ce l'ha il fantacalcio, non lo mette. Invece io ve lo consiglio, attenzione. Della Juventus, chi metto? Ciccio McKennie. Ciccio McKennie, certo che lo metto Ciccio McKennie. Sarà la partita nell'uno contro uno. Metto McKennie, metto Ciccio Cambiaso. Lo metto Ciccio Cambiaso. Sì, McKennie, ecco perché vi ho detto Linetti ammonito. Perché lo marca lui. Sta attento, un posto di tante cose. Quindi metto McKennie. No, Bremer lo preferisco. Bremer lo metterei. Gioca contro Zapata, è un ve l'ho consigliato. Fate due conti, no? Metto Bremer, assolutamente sì. Metto McKennie. Tatti, mi dà uno incisivo in questa partita, chi potrebbe essere? Allora io metto anche Ciccio Buongiorno, che gioca contro Dusan Vlahovic. Tattico, tu hai consigliato due difensori, Buongiorno e Bremer. Sì, ho consigliato due difensori, perché nell'uno contro uno Buongiorno si va a prendere Vlahovic. Gli è una gatta da pelare brutta Buongiorno, sai ragazzi, gli è una gatta da pelare brutta, ci potrebbe schiodare anche i bestemmie. E magari qualcosina, magari, attenzione. Quindi tattico no. Allora della Juve mi garba quelli da inserimento in questa partita, perché vengono andando dietro e quindi sono più pericolose. Quindi vi consiglio McKennie e Beppe Rabiot. Cambiaso, McKennie e Beppe Rabiot. Evito gli attaccanti, McKennie e Beppe Rabiot. Quell'inserimento di Beppe Rabiot, a me, vi dico la verità, mi piace quell'inserimento di Beppe Rabiot. Vi consiglio le mezzali. Locatelli, levatevelo dalla rosa del fantacalcio, Non mettiamo Ciccio Locatelli. Non lo metti. Oh, guardami, Oh, guardami un po'. Tu hai pensato di mettere Locatelli. Non lo si mette Locatelli. Attenzione. Partita che il Torino, guarda un po' che ti dice il tattico, non perda. Ammonito Linetti, ammonito Ricci. Questi potrebbero essere i tre ammoniti. Che il Torino non perde. Bologna-Monza. Eccoci ai patatrack di Bologna-Monza. Avete criticato il Bologna, ragazzi, per carità, perché ha pareggiato una partita, ha fatto un miracolo Durati, se no la vinceva, lasciamo perdere. Questa partita, chi metto, chi non metto? Allora, evito Christensen, ve lo dico. Lo evito, non lo metto. Bada chi gioca? Ragazzi, io lo metto. Squalificato Salemakers, gioca Urbanski. Perché sta zitto? Urbanski! Ti do tempo di mettere Urbanski. Rifletti su Quertusba Urbanski. Urbanski lo metto, gioca dopo figli mia. Mamma mia, quanto mi capo questa partita. Urbanski e Fabian detto lo Zielinski di Bologna. Lo Zielinski di San Luca, Fabian. Zielinski di San Luca, Fabian. Attenzione, metto Zielinski, Urbanski, mi garba andare a morire. Mamma mia, Zielinski, sì, Fabian e Urbanski. Bello, Urbanski. Lo voglio scrivere, Urbanski, eccolo qui, Urbanski, eccolo lì, Urbanski. Ragazzi, ovviamente Bologna mi garba questi due giocatori tantissimo. Ciccio Orsolini si mette, che fa? Lo metti Ciccio Orsolini? Non ve lo sto neanche più a dire, perché se no dice troppo facile. Perfetto, non ve lo dico, come lo Zirzi, non vi dico loro due, ma vi dico Fabian. Oh, guardami, Fabian. Dice, infatti io l'ho preso, ma sono contento matto. Certo, per forza te l'ho detto io. Un vantatti tanto. Fabian e Urbanski. Mamma mia, quanto mi guardo Urbanski, il mio pupillo Urbanski. Non vedo l'ora di essere a vedere questa partita. Bologna, sabato alle 20.45. Io sto a casa, perché vado a mettere il contenuto. Vado a mettere il contenuto di Urbanski e questo Fabian. Sto a casa per mettere il contenuto. Anzi, lo preparo prima e lo metto prima. Urbanski, Fabian. Bologna favorito. Ci potrebbe essere anche il primo gol di Sandro Poch.
Sì, metto anche Sandro Posch e mi garba, perché qualcosina il Monza ti concede su con. Non metto ovviamente Birindelli, non lo metto Birindelli, gioca contro Fabiani e Urbanski, Birindelli non lo metto. Allora, se c'è uno che non metto Gagliardini, non lo metto Gagliardini. La dinamicità mi potrebbe... ragazzi, vi è piaciuto Milan Djuric? Lo rimetto. Sì, a Bologna. Te rimetti Milan Djuric, poi si ride meno. Milan Djuric. Poi io spero che Palladino mi faccia giocare in questa partita. No, così no, così no, così lo... Chi lo faceva l'esultanza così? Ditemi chi faceva l'esultanza così. Chi la faceva? Poi si guarda. E mi dovete far giocare Valentin Carboni. Valentin Carboni, se gioca, si mette. Valentin Carboni a Bologna, se gioca, si mette. Secondo me il Bologna è favorito. Ammoniti potrebbe essere ammonito in questa partita proprio Christensen, potrebbe essere ammonito Gagliardini e potrebbe essere ammonito Birindelli. Bologna ovviamente tornerà alla vittoria. Attenzione a quelli che ho detto io, ragazzi. Milan Djuric, Valentino Carboni. Il resto eviterei. Il resto eviterei. Come portiere io ce lo metterei Skorupski. Io Skorupski lo metterei, perché questo potrebbe fare anche dei bonus. Attenzione, potrebbe fare anche dei bonus. Non ve lo voglio dire niente, non voglio aggiungere altro. Potrebbe fare anche dei bonus, ragazzi. Bologna questa partita non la perde ovviamente, però può tornare alla vittoria. Il Dallara è un campo fantastico. Napoli-Frosinone, domenica a mezzogiorno ai San Paolo. Bella, ragazzi. E poi dopo che siamo andati ai San Paolo si va a mangiare una bella pizzettina. Vediamo sta partita, ragazzi. Allora, Meretta a me non mi convince, non lo metto. Non metto Juan Gerus e Mario Rui. Non gli metto e poi ti spiego perché. Non gli metto. Attenzione all'ammonizione di Ciccio Mario Rui. Vieni qua, Ciccio Mario Rui. Vieni, te l'ha detto il tattico giovedì. Ma cosa fai? Ti sei ammonito. Te l'ha detto il Tatio, ma te non lo vedi il contenuto bello fresco del Tatio? Ma se ti dice che sei ammonito, te, ma che mi fai? Un fallo mi tocca ammoniti per forza. Non aspetto altro io. Non aspetto altro, perché ci sono gli amici del tattico che lo sanno. Ciccio Mario Rui, te tu gira. Tatio, Gio Olivera, è uguale. Se Gio Olivera, allora vieni qua Olivera. Intanto tu giochi te e non Mario Rui. E quindi se Tatio dice che quello di sinistra lo deve ammonire, io l'ammonisco. Hai capito? Olivera. Ma Spagna funziona così? No, Spagna funziona peggio. Un c'è Tatio in Spagna. Sta attento. Bene, da finire così. Qui non gli metto. Allora, volete un gol a sorpresa in questa partita? Ciccio Anguissà del Napoli. Guarda come pesce. Ciccio Anguissà del Napoli. Attenzione a quell'inserimento lì. Di Ciccio Anguissà del Napoli. Attenzione a quell'inserimento lì. Poi ragazzi, mi dite, Tatio, mi piace. Ciccio Anguissà si mette. Ovviamente, ragazzi, Osimhen, che vi dico? Mette Osimhen. Che vi dico? Non mette Kvaratskhelia? L'altra volta avevo detto Politano. Sul mio Telegram, appena è entrato Politano, ho detto fa bandone. Passato 3 minuti, ha fatto bandone. E poi vi dite è un caso. Il caso non esiste con il Tati e il contenuto bello fresco. Intanto, attenzione a questa cosa qui. Quindi, questi li metto o vi ho detto anche chi non mettere. De Frosinone. Allora, attenzione a quello che vi dico io. Metto Paul Lirola. Io lo metto, Tattio. Non lo metta ai Maradona Paul Lirola. Tu sbagli, perché è la chiamata dell'anno Paul Lirola. Visto quegli anni microfonosi, voglio stare con i microfonosi. Paul Lirola al fantasy, bello sì, bello, volevo comprare un microfono, metto così. Paul Lirola al San Paolo, che è Maradona, al Maradona si mette Paul Lirola. Lo metto Paul Lirola e metto anche, ragazzi, perché questa, ragioniamoci insieme, non va portato finora nulla, critiche, controcritiche, lo cedo, piglio quello, piglio quell'altro. È vero, nel contenuto bello fresco l'ho ripetuto tante volte che ci poteva portare qualcosa, è vero tutto. Un argentino che gioca nello stadio di Maradona. Sulé, un argentino che gioca nello stadio di Maradona. E c'ha davanti Mario Rui. Come fai a non metterla il Maradona? Mi spieghi come fai a non mettere Sulé, argentino, nello stadio di Maradona contro Mario Rui? Come fai a non metterlo? E Juan Jesus?
Mi spieghi come fai a non metterlo? Mi spieghi come fai a non metterlo? Sulè, tu giochi nello stadio del tuo idolo Maradona con davanti Mario Rui. E ride, tu ridi. E riderei anch'io se fossi te. Vai, ti mettano, sì, vai, gliel'ho bello detto, vai. Lo so che tu ti scusi perché fino ad ora tu mi avevi detto, però tu non sei mai stato sicuro come ora. Sì, tu sei bello là? E bello è andato là. Va bene, ciao Ciccio, ciao. Sulè si mette, Lirola si mette. Volete una sorpresa? Come vi detti Friendrup al Maradona? Brescianini, tu Brescianini, faccio un gol al Maradona, Brescianini. Si mette a questi tre giocatori rischiati. Polirola, classe, qualcosa ci porta, ma anche Brescianini, mi gabba, quell'inserimento lì. L'avete lì? Vi manca un centrocampista? Siete un po' indecisi? Brescianini, sulle si mette, ammoniti. Allora, ammoniti potrebbe essere Mario Rui, Juan Jesus potrebbe essere ammoniti. Attenzione all'ammonizione di qua, Zortea potrebbe essere un altro ammonito. Zortea ammonito, ragazzi. Poi gli ammoniti ve li do meglio quando esce le formazioni ufficiali sul mio Telegram. Napoli Frosinone, gol. Partita da gol, ma il Napoli col Monza il secondo tempo è stato un grande Napoli. Quindi favorito, ragazzi. Sassuolo-Milan, il Milan gioca con la Roma, rigioca con la Roma, quindi attenzione ai giocatori del Milan, ci sarà molto turnover. Partiamo dal Sassuolo, attenzione. Allora, del Sassuolo ovviamente non metto Doig, non metto Ferrari, non ho altri soldi neanche menzionato perché non gioca, non metto Kumbulla, non metto Consigli in porta, due ne metto. Chi sono? Allora, partiamo. Quelli che danno più fastidio al Milan, gli inserimenti di Tosved e il trequartista. Del Tosved, della situazione, Sassuolo ce la gioca alla morta. Metto Beppe Tosved, io ce l'ho al fantacalcio, ve lo dico, Chi mi conosce lo sa che ce l'ho e sa che lo metto, Tosved. Tosved al Milan per me è poesia. Tosved contro il Milan per me è poesia. Ciccio Tosved lo metto, un altro lo metto, al numero 9, Ciccio Pinamonti. Non lo metto. Vabbè, andiamo via, forza. Chiudiamo il contenuto e si va via. Perché? Perché non lo vuoi mettere prima? Ma perché c'ho qui? Allora, il Milan, ricordiamoci, c'è la partita con la Roma. Non so come andrà a finire perché ho registrato prima, però c'è anche il ritorno. Saranno un po' distratti, saranno un po' così. Quindi ci sarà Tomori, ci sarà Kier, Gabbia, non si sa chi ci gioca. Pinamonti con la Salernitana, l'ho visto bene, ha fatto gol, annullato, ha fatto assist. Quindi attenzione a Pinamonti. Attenzione a lasciare fuori Pinamonti. Io lo metto in un fantacalcio. Pinamonti con Milan lo metto. Metto Laurentè e non mi disdegna neanche l'assist di Laurentè. Questi tre giocatori ci fa un pensierino. Però Tosved e Pinamonti li metto. Il resto non metto nessun altro. Del Milan, ovviamente in questa partita io sono dell'idea che possa giocare un'altra volta titolare Samuel Antonio Alberto Chukwueze. Su quel carro lì non ci si fa montare tanta gente, ci monta tattico più miei amici. Fine del discorso. Samuel Chukwueze si mette, assolutamente sì, si mette Samuel Chukwueze e Antonio Loftus-Cheek. Questi due giocatori, poi ovviamente non vi dico neanche Rafa Leão, al Sassuolo ha sempre fatto gol, è troppo facile. Al Sassuolo ha sempre fatto gol Rafa Leão. Quindi addirittura dopo 30 secondi, una volta dopo 15 secondi, 14 secondi, batte il centro, gol di Leão. Ha sempre fatto gol al Sassuolo, quindi si torna lì. Però c'è un po' di turnover, magari non gioca, gioca Okafor, quindi calma ragazzi, calma. Andiamo su quelli sicuri. Attenzione a questo Okafor, Attenzione a Okafor a Sassuolo, Attenzione, non me lo danno informazione Okafor qui, Però Ciccio Okafor a Sassuolo potrebbe essere la sorpresa. Ce l'ho al fantacalcio? Lo metto. Ce l'ho, ma non so se lo sei giù, lo metto. Vieni guatti. Ma cosa fai lì? Metti Okafor. Okafor, non siamo sicuri chi gioca, non me ne frega nulla, si mette al fantacalcio. Ciccio Okafor a Sassuolo, lo metto. Il Milan ovviamente la vince, partita da più di due gol, ammonito.
Rašić ammonito, Doig possibile ammonito. Questi del Milan possibile ammonito, qua fammi un po' vedere Ciccio Florenzi. Ciccio Florenzi possibile ammonito del Milan perché sicuramente non gioca, Calabria. Quindi attenzione a questi. Okafor, attenzione, e Samuel Antonio Alberto Chukwueze. Attenzione, Milan la può anche vincere a Sassuolo, ovviamente. Il Sassuolo però importante. Partita da gol. Stiamo tranquilli, questa partita da gol. Sassuolo un gol lo fa. Udinese-Roma. Per la Roma stesso discorso del Milan. Ci sarà tanto turnover. Gioca, chi non gioca ancora non si può sapere. Ragazzi, non si può sapere. Quindi attenzione ai giocatori di Milan e Roma. Andiamo su quelli che siano sicuri. Quelli che siano sicuri. Udinese. João Ferreira non lo metto, mi viene ammonito. Dell'Udinese, ragazzi, a me non mi piace l'Udinese. Parto da questo presupposto. Non mi piace, la vedo in difficoltà. Quindi João Ferreira potrebbe essere ammonito. Non metto tanti genti. Allora, ho fatto un po' d'analisi anche statistica. La Roma soffre di più della fascia destra. Quindi io potrei azzardarmi Camara, se devo proprio esagerare, uno dell'Udinese. Camara dell'Udinese potrebbe essere un giocatore che mi dà un po' più pensiero. Però ragazzi, anche lì l'avete, un difensore, lo posso buttare dentro. Se becco Camara, veramente, cioè, però vedendo un po' le cose statistiche della Roma, potrebbe essere un giocatore che li impensierisce. Della Roma c'è da vedere chi gioca, chi non gioca. Potrebbe giocare a Baldanzi, potrebbe giocare a Pellegrini, potrebbe riposare Ribala, potrebbe giocare a Zoom, fammi un po' vedere. Potrebbe addirittura giocare a Abraham, Baldanzi, come ho detto prima, Awar. Potrebbe giocare tanti giocatori, non si sa ancora. Qui ragazzi vi conviene aspettare e cercare di stare un po' attenzione. Però voglio andare oltre. Voglio darvi un giocatore, Awar voglio darvi in questa partita. Awar non è neanche formazione, non neanche lui sa di giocare, neanche lui proprio non gliel'ha neanche detto, il giovedì glielo dico io. Ciccio Awar, te molto probabilmente preparati perché mi giochi a Udine. Ciccio Awar, stai attento, stai sveglio che i ragazzi del fantacalcio ti mettano. Ma tanto che fa saperlo te, non lo so, ma mettiti pronto perché ti potrebbe buttare dentro. Se giochi titolare fai bandone. Awar, ciao. No, non mi ci altro, ciao, non tempo a perdere. Quindi attenzione a questi ballottaggi, Awar, Baldanzi, mettiamoli, Awar e Baldanzi, non si mettano, perché comunque giocano, questi giocano la domenica, e quindi non la formazione bisogna darla al venerdì, quindi non si può sapere, però Awar e Baldanzi l'abbiamo tutte e due come centrocampisti, mettiamoli, poi magari non giocano, ma non rischiamo perché possano partire titolari, perché ci sarà turnover nella Roma. State attenti a questo discorso qua del turnover della Roma. Quindi attenzione ai giocatori della Roma. Cioè il Pellegrini e il Dybala potrebbero anche non giocare. Ma no, ovviamente chi ha Pellegrini e Dybala gli deve mettere. Che fa? Non gli metti. Però potrebbero patire un po' di turnover. C'è da stare attenti. Cioè preferisco mettere un titolare sicuro che uno che mi è in ballottaggio. Poi magari da qui a venerdì che esce le formazioni c'è già un po' di qualcosa in più, qualche indicazione in più. Però la Roma farà turnover, il Milan farà turnover. Awar a Baldanzi, a Udine gli metto ugualmente, perché sono due da turnover, capito? Sono due da turnover, cioè l'Awar per Pellegrini, il Bove della situazione, anche il Bove della situazione lo metto a Udine. Mi piace Sandro Bove a Udine. Quindi vi consiglio tre seconde linee in questa partita: Bove, Awar e Baldanzi. Io se avessi questi tre molto probabilmente giocheranno. Molto probabilmente, anche vedendo un po' di turnover. Quindi attenzione, ovviamente la Roma si deve classificare per la Champions, quindi attenzione, la Roma metterà la squadra più competitiva, Però se c'è da far riposare qualcuno, gli fa riposare tipo i Dybala. Attenzione a questa cosa qua, Non è facile da decifrare. La Roma ovviamente può vincere a Udine. Dell'Udinese ovviamente ve l'ho detto quali sono i giocatori che mi piacciono di più, non metterei tanti. Secondo me la Roma a Udine, anche con quelli che ho detto io, la può portare a casa, Ammoniti João Ferreira, ammoniti, potrebbe essere anche ammonito Perez in questa partita. Se c'è un ammonito della Roma potrebbe essere proprio Paredes, il classico giallone di Paredes. Però questo bisogna vedere le formazioni ufficiali, non mi voglio esprimere. Inter-Cagliari, vai ragazzi, questo dell'Inter si mette a tutti, cioè tanti, non importa mia, tu faccia il fenomeno, no?
L'altra volta ho detto c'è una cosa sul calcio di rigore, per voi era normale. Va bene, perfetto, normale. Quindi quando si parla di Inter è tutto normale. Va bene, si mettono tutti dell'Inter. Non c'è Lautaro, ricordatevelo, c'è la Sanchez. Quindi chi ha Sanchez lo butti dentro, tranquillo e beato. Ragazzi, in questa partita qua io il buon Bissek lo metto, perché le palle inattive di Bissek, ragazzi, è alto 12 metri, altro che Olive di Lucca. Quello va a raccattare l'olive per davvero. Bissek, se l'avessi in formazione, lo metterei già dai giovedì. Dai giovedì, Bissek. Perché c'è squalificato Pavard, cioè Bissek. E quindi io Bissek lo metto. Mi garba da morire Bissek. Ma quando ho indovinato il gol di Bissek, l'altra volta è venuto su tutto Instagram. Bissek! Bissek lo rimetto anche in questa partita. Mi garba da morire Sandro Bissek. Ma proprio tanto Sandro Bissek. Ti metto Sandro Bissek. Tutti gli amici del fantacalcio ti mettono. Chi lascia fuori Bissek, me lo scriva nei commenti, è un folle. È un folle, si parte da quella scettezza. Bissek, dell'Inter ovviamente tutti, Di Marco, Turam, si mettono tutti. Cerchiamo di fare un'analisi veloce, un video io dell'Inter chi metto. Del Cagliari chi metto. Sandro Gaetano anche qui. Un giorno, vabbè, mi interessa. Non mi interessa, allora cerchiamo di vedere bene questa partita qua. Allora, se c'è un giocatore che può da noi all'Inter, lo volete mettere, è Luvumbo Zito. La rapidità di Luvumbo Zito, però non so quanto spazio avete in formazione. Se l'avete Luvumbo Zito, mi manca un attaccante, lo possiamo mettere tranquillamente. Cioè Luvumbo Zito in questa partita qua sono quegli attaccanti che il 6-6.5 ce lo possano portare a casa, eh. Quindi non è neanche una follia se Luvumbo Zito segna a San Siro. Non è una follia. Non è una follia se Luvumbo Zito segna a San Siro, eh. Che poi lo metto su Instagram. Non è un'eresia, eh. Attenzione, il Cagliari un gollettino lo può anche fare. Partiamo da questo presupposto. L'Inter la vince. Vabbè, lo scudetto ipotecato. Per carità, già adesso. Però non è una follia Luvumbo Zito. Attenzione, non è una follia Luvumbo Zito. Inter favorita, ammonita Augello. Sicurissimo Augello. Jerry Mina c'è da andare a fare una serata. La fa. Quindi perfetto, chiamatelo se volete fare una serata in discoteca Jerry Mina. Quindi... Augello viene ammonito, sulle mani mi viene ammonito, dell'Inter un ammonito potrebbe essere, fammi un po' pensare, l'ammonito dell'Inter potrebbe essere Sandro Barella, però si mette, ragazzi, dell'Inter si mette in tutti, non vi voglio dire si mette non si mette, si mette in tutti, Inter favorita, quello che vi interessava era il Cagliari, avevo dato un giocatore da ammettere, fine della situazione, Inter favorita. Fiorentina-Genova, questa è una bella partita di lunedì, sia alle 18.30. Lunedì se uscite a lavorare, attaccate la partita. Bella questa. Allora, parliamo chiaro, chiarissimo. Della Fiorentina non metto Ranieri, potrebbe essere ammonito, così come non metto Biraghi. Tu dici, te lo dici sempre. Infatti, fanno ca tutte e due. Cioè, Ranieri ha tirato 3-4 stecche, incredibile, non l'hanno ammonito. Vabbè, contro Vlahovic, vabbè. L'ammoniscono in questa partita. Allora, della Fiorentina... Se devo mettere uno, gli do un'altra volta fiducia e glielo do, perché è impossibile lasciarlo fuori. E questa volta io sono convinto che qualcosina ci porta. Non so perché è stato tolto con la Juventus, è Belotti. Ciccio Belotti si mette, il buon Nico Gonzalez ovviamente si mette e qui non ci piove. La sorpresa potrebbe essere Duncan. La sorpresa potrebbe essere Duncan, il medianaccio Duncan. Perché in una situazione in cui giocherà Badeli, giocherà Strootman, il buon inserimento di Ciccio Duncan potrebbe essere una risorsa importante per la Fiorentina. Ciccio Duncan al Franchi. È un mediano, non mi interessa. Ciccio Duncan si mette al Franchi contro il Genoa. Il buon Ciccio Duncan. Sì, signori miei, Ciccio Duncan, lo metto Belotti, lo metto Nico Gonzalez, se lo metto. Non metto Ranieri e non metto Biraghi. Terracciano, ragazzi, portiere con... che ovviamente ha più interventi decisivi, si mette Terracciano. Si mette per chi lo deve mettere, se avete altre alternative si mettano. Però quello che a voi mi interessa del Genova, tattico, chi metto? Sicuramente, sicuramente, non importa che te lo dico io, Beppe Gudmundsson. Ovviamente a me in questa partita è in ballottaggio, non so se gioca, non gioca, gioca, non gioca, ma a Firenze io c'è un giocatore che non lascerei mai fuori, è Retegui, mai, mai, la Fiorentina concede, la Fiorentina concede, quindi metto Retegui. Un altro giocatore che a Firenze mi piace è il 90 Spence,
non è Bud Spencer, è Spence, è un difensore del Genova che ha acquistato in prestito dal Tottenham quando gli ha dato Ramsey. Spence, sì, tattico Spence, mai consigliato Spence, io non so neanche chi è, perfetto, qualcosa ci porta Spence a il Frank. Spence, metto Spence. Il buon Ciccio Bani è buono sulle palle inattive, però la Fiorentina è attenta su queste palle inattive, a parte Bremer, che Gatti che ha fatto gol con la Juventus, però la Fiorentina non è una squadra che subisce tanto da palla inattiva, però tutto ci sta, ragazzi, tutto ci sta. Quindi del Genoa vi consiglio, e la sorpresa era Spence, e Ciccio Spence è la sorpresa, Ciccio Spence con il numero 90, Ciccio Spence al Franchi, ovviamente mi piace tantissimo Retegui. Ecco, Retegui, monitorate bene se gioca. Allora, le ultime notizie mi danno che comunque era squalificato in fortuna di sostituzione alla caviglia, ha saltato la sfida con il Verona, non sta benissimo, quindi lì va monitorato, però se sta bene, ragazzi, valutate bene se metterlo. Ciccio Spence della Fiorentina, mamma mia, Belotti, Ciccio Belotti. Non puoi lasciare fuori Belotti da Fiorentina. Non lo puoi lasciare fuori quell'attaccante lì. Italiano, ma come fai a non mettere Belotti a levarlo con la Juventus? È il meglio attaccante che tu hai. Poi voglio vedere se col Genova fa abbandoni. Io verrei da te e ti farei: Italiano, o levami ora, o levami ora che ho fatto abbandoni. Italiano, lo capisci? L'italiano, io sono il meglio attaccante che tu hai. Che metti in Zola? E ha tirato Beltram e gliel'ha levata lui dalla porta. Lui non fa gol, lui gli leva i gol. Io invece gli fo i gol. Italiano. Guardate come c'è scritto dietro: Belotti. Andiamo avanti. Può darsi vada a finire così, ragazzi. Partita da gol. Partita da chi vince? Chi... Da gol. Partita da gol. Una brutta bestia, eh? Il Genova. Attenzione a quelli che vi dico io. Tattico, mi dà un attaccante, un marcatore a sorpresa in questa partita per l'una e per l'altra. No, te do uno per il Genoa, sì, come viene così ad impatto. Messias. A sorpresa, ve l'ho detto così, ma mi avete chiesto una sorpresa. Messias, partita da gol. Atalanta-Verona. Ragazzi, un po' si fa tanta trama su questa partita, lo sapete, anche se è l'ultima. Il Verona per me sta facendo una super annata. Veramente, super annata. Chapeau a Baroni, a tutti i giocatori del Verona che stanno facendo una super annata. Perché sinceramente più delle aspettative, soprattutto dopo le cessioni, ragazzi, il Verona c'è da fargli applauso al Verona. Dell'Atalanta ovviamente non so io che vi devo consigliare chi mettere e chi non mettere, lo sapete anche da soli, perché non posso farvi questa analisi della partita. Quindi andiamo ai saluti finali, ragazzi, andiamo ai saluti finali. Abbiamo finito, ragazzi, anche questo contenuto. Io vi abbraccio a tutti, vi ringrazio perché vi voglio bene, perché comunque sostenete questo format, e già in questo contenuto ho già qualcosa più bello a livello qualitativo, perché voglio darvi sempre più qualità e che rimanga così sempre questo contenuto, sempre così, perché ci sta dando grandissime soddisfazioni. Veramente su 32 giornate abbiamo padellato, sbagliato due giornate e mezzo, il resto grandissima qualità, perché comunque, ragazzi, è un contenuto che sì, si fa un po' di cinema, ma io mi preparo, mi studio, mi guardo le partite, mi guardo le statistiche per darvi la qualità più importante che vi possa dare, come se fosse effettivamente quello che faceva al campo. Quindi tantissima qualità, perché io so che ci tenete al fantacalcio, io so che ci tenete alle vostre squadre al fantacalcio, io so che il fantacalcio comunque è una cosa seria, una cosa importante per voi, e quindi cerco di darvi la qualità possibile, la maggior qualità possibile. Vi ringrazio, ragazzi, vi ringrazio. Foglie e penna, mi raccomando, segnate tutto, il tattico c'è.